There are four types of devotees who come to the Lord. But Bhagavan says, Ci sono quattro tipi di devoti che vengono dal Signore, ma Bhagavan, come ha detto, una volta ha detto, io amo soprattutto le persone che vengono solo da me, solo da me. Lasciatemi dire che Baba si è preso cura di molti di noi che abbiamo sempre avuto delle difficoltà, ma lui sa di cosa abbiamo bisogno, la madre sa che cosa ci serve. Noi siamo come dei bambini e la madre sa come prendersi cura di noi. Siate come dei bambini nelle sue mani, egli sa cosa darvi e quando darvi. Io sono come un bambino che piange nella notte, un bambino che piange nell'oscurità. La madre sa il motivo per cui il bambino piange. Quindi ciò che viene richiesto è il totale abbandono al Signore. Procediamo con la sessione delle domande e risposte. La prima domanda è, può darci qualche indicazione di quando Prema Sai farà la sua apparizione? Infatti nessuno sa esattamente chiaramente quello che succederà, perché Swami non ha dato nessuna indicazione. Una volta ebbi l'opportunità di andare a Kodai Canal con Swami e gli chiesi, Swami, dimmi qualcosa riguardo a Prema Sai. E lui non voglia rispondere a questa domanda e mi disse, stai tranquillo, tu ti devi occupare di questo corpo, Prema Sai si occuperà di se stesso, quando sarà il momento. Voi sapete che ci sono molte persone che vogliono diventare Prema Sai, lo sapete, vero? Sapete che ci sono persone che si stanno esercitando per diventare Prema Sai. Ma voi non dovete cascarci, non dovete illudervi e non dovete farvi traviare da queste persone, perché come disse Bhagavan una volta, quando io mi manifesterò, voi lo vedrete chiaramente. E Swami darà delle indicazioni molto chiare. Potrebbe dirci qualcosa riguardo agli avvenimenti di Muddenalli e fare chiarezza su questo? Posso dire che è una vera disgrazia per il fatto che molti devoti sono stati portati dagli avvenimenti di Muddenalli. Posso dire decisamente questo, io ho ascoltato direttamente le parole di Swami. Io posso dire che personalmente non sono mai andato a Muddenalli perché non ne ho mai sentito il bisogno e non ne ho mai avuto bisogno. Per prima cosa non c'è niente da vedere per me. Seconda cosa, perché dovrei andare da qualche altra parte quando Bhagavan mi ha sempre detto che lui non sarebbe mai andato da nessun'altra parte? Persino oggi a Prashanti Nilayam, se io volessi sapere qualsiasi cosa, io in passato ho scritto molte lettere a Bhagavan anche quando avevo bisogno di qualcosa, e io se ho bisogno di sapere qualcosa vado sul suo Samadhi e immediatamente ricevo subito una risposta da Bhagavan. Dato che Bhagavan si prende cura di tutti amorevolmente, perché dovrei correre a destra e a sinistra quando lui è qui? E chi sono le persone che stanno correndo qui e là? Io vi dico solo una cosa, se voi andate là e veramente vedete Swami nella sua forma fisica, beh allora andateci, andate felicemente. Se io avessi veramente l'opportunità di avere anche una sola visione del Signore, della sua amorevole forma, anche se fossi in grado di vederlo sulla luna,
Ma io non vedo la sua forma. Altri possono vederla e stanno aiutando altri devoti a credere di vedere. E perché io dovrei andare? Perché parlo con convinzione? Perché in passato è accaduto per 3 volte quando stavo servendo Swami. A quel tempo il segretario Sri Chakravarti venne e chiese a Swami: Swami, c'è una persona che afferma che tu le stai scrivendo delle lettere regolarmente. E questa devota va in giro dicendo che tu fai dei miracoli attraverso di lei, eccetera, eccetera. E Swami guarda Chakravarti e dice: ma che cosa stai dicendo? Cosa pensi che io sia? Che sia uno spirito? Se io sono qui, perché i devoti corrono a destra e a sinistra? Di chiaramente a tutti che io non parlo a nessuno attraverso nessun altro. Non parlo ai devoti attraverso altre persone, mai. Devi dirlo fermamente. La mia connessione con i devoti è solo da cuore a cuore, amore, amore. Se devo dire qualcosa a qualcuno, se devo dare delle istruzioni a qualcuno, lo faccio direttamente alla persona. Se voi iniziate a correre a destra e a sinistra, voi perderete la connessione principale con Bhagavan. Accadrà solo questo, niente di più e niente di meno. Ma dopo che Swami ha detto direttamente quelle cose, come si può farsi ingannare da queste persone? Ma cari devoti, se io non posso vedere il Signore, dovrei immaginare di vederlo attraverso qualcun altro che lo vede? Oppure, siccome io non lo vedo, dovrei credere a qualcun altro che afferma di parlare con Satya Sai Baba? Perché dovrei? Quindi perché dovrei credere a un'altra persona che dice che è diventato Satya Sai Baba? Perché dovrei? Quindi per favore ve lo chiedo cortesemente, non fatevi ingannare. E seconda cosa, un'altra cosa importante che Baba ha detto, nella mia vita non andrò mai a visitare altri sannyasi, non andrò mai di paese in paese a raccogliere soldi. Baba è andato solo una volta all'estero, ha fatto un viaggio in Africa sotto pressione da parte di un devoto che ci teneva tanto, ma non è mai andato all'estero, non ha mai abbandonato la madre patria. Mentre Baba era lui che attirava a sé migliaia, milioni di devoti in tutto il globo. A Prashanti Nilayam. Mentre ora, secondo questo corpo sottile, Baba starebbe girando di paese in paese. Infatti passerebbe la sua vita, il suo tempo, viaggiando. E che bisogno ci sarebbe? E terza cosa, riguardo ai progetti di Swami. Swami non ha mai chiesto, per favore, ho bisogno di un ospedale, costruiamo un ospedale. Per favore dammi dei soldi per costruire un ospedale, non l'ha mai chiesto. Swami non ha mai chiesto una sola rupia, mai, mai, mai. Questa è l'unica verità. Ma è sempre accaduto il contrario, erano i devoti che andavano da Swami e gli dicevano: Baba, Swami, per favore, prendi questi soldi. Così Swami, se prenderai i nostri soldi direttamente nelle tue mani, questi soldi andranno direttamente per lo scopo giusto. Mentre oggi sta accadendo l'incontrario, secondo questo Swami va in giro a dire: per favore, dobbiamo aprire un ospedale, dacci i soldi. Quale Swami non si sa. E cosa accade oggi? Quali sono gli effetti? Tutte quelle persone che non hanno potuto avere l'opportunità di andare in interview con Baba prima che lasciasse il suo corpo fisico,
Ora si sentono attratti dalla possibilità di avere un'interview o di farsi materializzare un anello. E alcuni dicono che hanno avuto l'opportunità ora di ricevere un anello da Swami, ma di quale Swami stiamo parlando? Non lo so. Voglio darvi dei suggerimenti. Quindi molte persone innocenti sono cadute nella trappola. Perché la spiritualità e il denaro sono due cose differenti. Per favore, cercate di capire. Swami non ha mai chiesto denaro ai suoi devoti, non lo farebbe mai. Ciò che egli vi chiede è solo una cosa, ed è l'amore. Egli vuole solo l'amore e nient'altro. Ecco perché la parola di Satya Sai Baba è la vera filosofia. Egli vuole solo l'amore. E quindi, cari fratelli e sorelle, vi voglio dire una mia cosa personale. Una volta volevo dare dei soldi a Baba e gli ho spedito dei soldi e mi sentivo felice di aver fatto questa cosa. E il giorno seguente lui mi chiamò e mi ha detto: "Ma perché hai spedito dei soldi?" E mi ha detto, e io gli ho detto: "Ma Swami, volevo darti dei soldi." "Non farlo mai più. Riprenditi i tuoi soldi, io non voglio soldi." E mi ha detto: "Io voglio solo il tuo amore." E dopo questo, come potete pensare che Swami voglia chiedervi dei soldi? Vi racconto questo fatto. C'era una persona in particolare seduto su una fila che stava avanzando con una lettera in mano e improvvisamente alcune persone guardavano. Egli cercò di allungare la lettera e Swami toccò la lettera, prese la lettera e la diede alla persona che era vicino a lui. Swami fece un passo in avanti e questo signore disse: "Ho un assegno dentro quella lettera", disse al Seva, al volontario. "Stai attento, assicurati che non vada persa questa lettera." Nella lettera c'era un assegno di 5.000 rupie, o 50.000 rupie. Swami aveva camminato alcuni passi avanti, tornò indietro, prese la lettera e la gettò davanti a un'altra persona. Alcuni devoti videro, raccolsero la lettera e dissero: prendi la lettera." Swami aveva gettato la lettera, gli altri devoti l'avevano raccolta. Swami torna indietro e gli chiede al devoto: "Ma tu sei pagato dall'università?" E quel signore risponde: "Sì, Swami." "E quanto sei pagato?" Lui rimase in silenzio. Questo signore rimase silenzioso e si allontanò. Lui non capiva perché Swami gli aveva fatto questa domanda e rimase silenzioso. Il giorno seguente c'era un altro signore seduto in fila e anche lui aveva una lettera in mano. Swami prese la lettera di questo devoto e disse al volontario vicino: "Tienilo al sicuro." Swami era solito prendere alcune lettere e metterle al sicuro, dandole al volontario che al Seva che lo accompagnava. E che era preposto a raccogliere le lettere. Una volta entrati nella stanza delle interview, Swami disse al Valseva: "Dammi quella lettera che ti ho dato prima." E disse al volontario: "Apri quella lettera." E lui disse: "Ma Swami, questa lettera è per te. Fa niente, apri quella lettera." Quando ho aperto la lettera, c'era una ricevuta dentro la ricevuta di un versamento di soldi, un versamento di 10 rupie per Swami. Quel devoto che era povero aveva inviato a Swami 10 rupie. E Swami a quel punto disse al Seva: "Vedi, io apprezzo molto di più
questa offerta di 10 rupie di denaro fatta da questo uomo povero piuttosto che quell'offerta di 50.000 rupie fatte da quell'altro devoto di ieri, del giorno prima. Quindi capite di cosa stiamo parlando? E Swami non si fermò e disse: è a causa, è a grazie a tutte le difficoltà che questo povero devoto si è sottoposto per potermi dare i suoi soldini. Ed è con quei soldini che io pagherò tutti voi. Vedete, questa è la grandezza del nostro Swami, del nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, vi chiedo veramente non fatevi ingannare, la gente va e viene. Quindi, cari fratelli e sorelle, siate fermi nella vostra devozione, non fatevi prendere in giro dalle persone che vi dicono di andare al darshan di quello là o di questo qua. Siate fermi nella vostra devozione. Se voi veramente e sinceramente pregate Swami, egli vi apparirà proprio davanti a voi. Baba stesso lo aveva detto: se voi mi pregate, io apparirò davanti a voi, verrò nei vostri sogni. Qualsiasi cosa voi chiederete, egli vi darà. Ogni cosa verrà soddisfatta. Che Dio vi benedica.